chiamata militare, sono andati a Cividale. 38 settembre, cosa succede? Tutti a casa, chi ce l'hanno fatta? 600.000 sono andati in Germania. Io resto a casa sbandato. Succede che creano la Repubblica Sociale Italiana. In ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania. Cosa faccio io adesso? Prendere una decisione, e ho preso la decisione di non andare, però ho finito di stare in casa, di dormire a casa, mangiare in casa. Ho fatto un anno sbandato, stufo di essere cercata dai carabinieri. Un bel momento, partiamo per andare in montagna. Arriviamo a Lecco, una spiata, arrestati tutti e tre, eravamo in tre. Io, sì. Il Grugni e il Sesti Adriano. Pierino Grugni. Ma Pierino Grugni? Sto parlando del 40, sì. Dopo il 44 e il 44. Sì. Allora, dentro in galera, 10 giorni, mi portano al distretto e la firmo. Naturalmente ho firmato senza leggere. Era che io aderivo alla Repubblica Sociale Italiana. Da Milano mi portano a Novara. A Novara sono stato allora, sono scappato a casa per evitare l'autostrada, tutto. Sì, sì. Dopo vengo contattato dalla compagnia, siamo andati nei boschi di Riassolo. Boschi di Riassolo, qualcuno ha fatto la spiata, loro sono andati al Bairate a fare la... Io non sono andato, avevano una pistola e un boschetto, eravamo una sessantina, che pare. Sono stato condannato anche per quello, perché loro, io non so chi è, volevano anche far fuori il sindaco, il podestà. Il podestà? Del Bairate, Serramato. Allora scappiamo tutti, siamo stati circondati, ma ha fatto come una sacca, noi siamo scappati tutti. Lì al bosco? Dal bosco. Mm-hmm. E vengo a casa, allora era giugno-luglio del 44. Un partigiano si è venduto alla polizia politica dei fascisti. Praticamente sono venuto, io ero lì davanti c'era il pertinaio, io abitavo lì, Vieticino. Vedo una macchina che arriva, cosa faccio? Scappo. Vede fuori, con una mano al Bellis Carlo. Al Bellis, sì, ho capito. E mi dice, vieni qui. Vengo là e mi dice, guardi, sono tutti in riunione al bar, allora all'osteria, non bar. Alla Lea. E era preparato da mangiare, ma noi c'è stata la una. Arrivato, mi ha circondato la casa. Stava soffiando. La polizia politica ha sparato un colpo in alto, poi eravamo circondati. Mi ha portato a Legnano. Siamo stati interrogati, io non avevo niente da dire perché i capi erano torturati, conciati, cose da pazzi. Erano a San Vittorio insieme a me, però li hanno fatti fuori.
hanno sparato, l'ha portato sul naviglio Pavese, in macchina, tirato giù uno, sparato la testa. Dopo un chilometro giù quell'altro, anche una via Magenta, la via Beretta, e a Fagnani, la via Fagnani, ecco. Allora eravamo a San Vittore e il raggio dei delinquenti, diciamo, il secondo raggio. A un dato momento si capisce che è stata una rappresaglia, 20 di noi tirano fuori, ci mettono sul muraglione di San Vittore con il motore di esecuzione. Perché? E poi ho saputo che era 15 giorni che avevano fatto la rappresaglia a Piazzale Loreto, che hanno ucciso 15 partigiani. Che facevo la fine di quelli? E c'è stato un rinvio. Allora ci hanno portato nel reparto tedesco, c'erano noi e gli ebrei. Dopo 15 giorni, un pullman ci ha caricato e ci portano a Bolzano, quello è il primo campo di concentramento. Quell'episodio qui la racconto perché mi è rimasto impresso. Il pullman si ferma dopo Verona. Sa che quella zona lì è un allevamento di bene, quella zona lì. E una bambina che aveva 10-11 anni era là con un cestone. Noi eravamo sul pullman circondati da tedeschi, E sta bambina credeva forse che era un pullman di turisti. La distribuiva le mele. Porca miseria, l'ha presa, l'ha portata su. Una cosa, guarda. Meno male che dopo 20 chilometri l'ha lasciata giù. È stato sono cose che non si dimenticano, Allora mi portano a Bolzano, no? Un mese fa è morto il comandante del campo di concentramento di Bolzano. Era italiano? Era italiano? No, tedesco. Era tedesco. Allora, noi eravamo una tuta nera senza numero, una croce rossa dietro sulla tuta. E lì eravamo noi ebrei. In particolare era questa, era la prima volta che ho visto un morto, un ebreo. C'era un capannone pieno di listelli legati col pelo di berro. Ognuno doveva prenderlo e portarlo in un altro posto. Davanti a me c'era un vecchietto ebreo. E c'era quello lì che allora aveva la mia età, quindi 19 anni, e la martellava di botte. Io vedo che c'è una fascia di listelli solo, ho tentato di salire, l'ho scavalcato, ho preso di volata, io ero giovane, sono tornato indietro, ho preso tante di quelle botte. E quello là l'ha ucciso a legnate, pieno di sangue, sto vecchietto. Dopo 20 giorni mi portano alla stazione, siamo andati alla stazione, ci ho caricati sui vagoni, 50-60 che vagonetti lì. Siamo chiusi 3 giorni e 3 notti, si faceva tutto, i problemi. Può immaginarsi cosa c'era dentro la senza che mi ha dato da mangiare 3 giorni e 3 notti. Arriviamo a Dachau. Là un piazzale enorme. Ci chiamano ebrei di qui, politici di là. Tutti nudi nel piazzale,
gli ebrei la possibilità, perché non c'è nessun ebreo che faceva l'operaio, il massimo faceva un poi lavorano da solo, esercente lì, artigiani, ecco. Sì. Sapevano di andare contro l'inverno, perché era ottobre. Vi ricordo che era la festa di Vigevano quando avevo passato la frontiera. Stivaloni, pellicce. Io cosa faccio? Niente. Io quando ero a San Vittore si cambiava, facevo portare dentro i vestiti, però non uscivano gli altri, quindi era con la camiciola. Allora mi portano in un capannone. Allora, prima la doccia, la rasatura, a noi italiani facevano la... A noi i russi facevano con la macchinetta di una volta, si ricorda? Sì, a zero. Cannibali. Mi portano un capannone. Italiani, sta ferma, sai, non si capiva, bisogna stare attenti. Allora loro saltavano fuori del capannone e andavano a parlare con gli altri scoperti dalle SS. Adesso però entro nei particolari. Ci mettono tutti italiani in un angolo e c'era tutta la strada, la capannone, c'era tedeschi di questi, si doveva attraversare un 50 metri e in mezzo c'erano due tedeschi con la frusta. Oh! Io sono partito, ero un razzo, non ho preso neanche uno, ho rubato il tempo. Mamma, è andata bene. Veramente, io credo di essere l'uomo più fortunato del mondo qui. Lì, allora Dachau, una pezza di pane, basta. Dopo mi portavano in treno fino a Monaco, perché Dachau 30 km, 25-30 km di Monaco. Si andava a aggiustare le ferrovie che erano state bombardate. Si alzava la mattina alle 3 e si levava alla 1 di notte. Si dormiva i castelli di 3, 9. Due sotto, uno di sopra l'altro. Ci dividono, io in una camera, io da Piategrasso, io e Melis. Melis. Dura la camera. E gli altri, tutti i miei amici, quindi di via Ticino, un'altra. Dopo, non so, 20 giorni, mi portano ancora sul vagone, io e Melis. Gli altri sono rimasti là, basta, li ho visto più. Li ho visto più. E mi portano a Bad, dopo 3 giorni e 3 notti, a Bad Gandersheim. C'è scritto qui, Lì dipendeva da Buchenwald. E infatti qui ci sono due numeri, uno di Dachau e uno di Buchenwald. E là io c'era un campo di concentramento piccolo, non c'erano le camere a gas e tutte quelle cose di porri, non c'erano. C'era un capannone che facevano l'assemblaggio dei caccia della Messerschmitt, i tedeschi. Io ero addetto a costruire le baracche perché non c'erano. Si dormiva per terra, fatto tutto l'inverno per terra. Non mi è venuto neanche il raffreddore. 20 anni. Adesso che si chiede mangiare poco niente. I primi momenti davano una metta di pane con la zuppa di verdura.
a mezzogiorno, quando c'era, se non davano il caffè, e si comincia a diminuire. Una volta ho levato i pantaloni e ho preso un colpo, non ho visto più le gambe, erano soltanto le ossa. Oddio, l'unico momento di sperare sempre è, si cominciava a sentire i cannoni che sparavano. Qui sono qui vicino, resisti, resisti. No. Oh, dopo avevo 20 anni, avevo la voglia di vivere, c'era ancora la speranza. Primo aprile, lasciamo perdere quello che succedeva dentro al campo, botte, perché eravamo circa 1000, francesi, polacchi, russi, italiani, tedeschi, belgi, greci, spagnoli. La lingua, io parlavo soltanto nel palazzetto, il dialetto, perché una volta non si parlava in italiano qui, Palazzetto qua. Era quello che parlava in italiano era uno snob, ecco. Il primo aprile del 45, l'interprete dice, facciamo una marcia di trasferimento, chi non ce la fa la portiamo in cambio. Bravi, io sono venuto fuori a metà, dopo quello che ha fatto l'interprete mi ha fatto un gesto, sono tornato indietro, una 50-60 l'ha portato sulla collina fuori e ha fatto niente, sparati tutti, crescevano. Comincia la marcia, e va, abbiamo dormito in una chiesa, la prima volta in una chiesa di Halle con l'H davanti, forse sarà stata la Turingia, e chi lo sa dove eravamo. La marcia va avanti senza mangiare, senza bere, quelli che crollavano, basta, sparavano un colpo in testa. Sono arrivato anch'io a fermarmi e dire basta, questa è la sofferenza, non posso resistere. Invece c'era qualche cosa che mi spingeva a vivere e mi trovavo in mezzo al gruppo e cammina. Il 6 aprile a gruppi, al primo gruppo c'era il Benes, la portavamo, non ce la faceva più, portato fuori 25-30, figlio della strada, figlio della strada, mitragliati tutti. Avanti, dopo non interessava se camminava sì o no. Io non ci vedevo più, tutte le volte che chiamavano andavo fuori, andare fuori vorrei essere cucinati. Un 25-30 al mattino, 25-30 al pomeriggio, sul ciglio della strada e uccidevano. E la pila si restringe, e adesso tocca a noi. A un dato momento si ferma un trattore con un rimorchio, mi mandano su, in quattro senza un accordo, saltiamo dentro in una buca che ha fatto una bomba, usciamo da cominciano a sparare, ero talmente magro che ero spucato tutti, la mia divisa sembrava tutta rotta. Uno è stato colpito, non ci arriviamo a guardarlo. L'unica intelligenza era a cominciare a camminare, a zigzag. A meno con l'acqua devo prendere la mira. E i tre siamo salvati. Abbiamo trovato tre piante, ci siamo messi. E il momento che avete tre piante, saltavano un tedesco e ci spara a 50 centimetri.
ho sparato in alto che era. È stato abbastanza bravo, mi ha detto non camminate e cogliate così, mi ha fatto capire, perché io tedesco capivo niente, non muovetevi. Ha fatto una spia ai ragazzi che passavano dalla strada, vanno arrestati 7 volte. Dopo, quelli che mi arrestavano erano le cascine, davano giù, saltavano fuori, mi vedevano. Allora avevano paura a uccidermi, perché ormai gli americani erano lì addosso. Era zona orientale, però sono stati liberati dagli americani. Dopo 7 volte ci hanno incolonnati 200 mongoli, mi hanno messo dentro una baracca e dopo un'ora gli americani la sparatoria liberata. Il ritorno ha letto i libri del Levi, la tregua, sì. 54 giorni sul treno, siamo andati fino a Odessa, eravamo a Lipsia, vicino a Lipsia, 600-800 km da lì, ha portato là, ma perché? Noi non si poteva passare dalla zona occidentale, è quanto ho capito. Perché non... Perché i russi e gli americani erano già in... cominciavano a fare scintille anche loro. E allora, a un dato momento, dopo 6 giorni di attesa, abbiamo girato tutta l'Europa, uno spettacolo era tutta rotta. 54 giorni. La gente cominciava a capire e conoscerti, erano i 70 vagoni. Noi eravamo 15 persone salvate dai campi di sterminio. La gente, quando mi vedeva, c'erano delle insegne sul nostro vagone e portavano da mangiare. Mica che i rossi davano da mangiare, no! Ah sì, i rossi venivano su a rubare. Tutti rubano! Ho imparato una parola russa, Zabrani! Rubare! Che ti ruba? Zabrani Kalashò! E quando rientra? A casa! A casa sì che... Prima siamo rubato a disinfettarci tutti. Ma nel riempito da DDT e poi passando ancora da Bolzano sono arrivato a Milano sono arrivato a casa, io avevo i pantaloni e niente, nudo, solo faceva calli, era aprile, no quelli, i soldati che lavoravano avevano la possibilità di comprare forse qualche cosa, ma noi niente. Tutto sommato è stato brutto anche vivere. Dopo dice perché tu sei vivo? Cosa hai fatto? Mi umiliavano in mezzo alla strada. Io capivo il suo dolore. Quando sono arrivati, poi sono arrivati tutti i parenti, dov'è il mio, dov'è il mio? Io insieme al bene, gli altri lo so. No, che figure facevo qui? Ma perché? Che protezione avevo? Che protezione? Io sono un tipo che non sono niente prima e non sono niente che adesso. No, e che ho preso tante di quelle umiliazioni, addirittura per quello che non ho parlato più di queste cose. L'ho scoperto perché una volta sono andato in gita con i ragazzi di scuola, facevo il video di custode dell'Inti. E allora eravamo là, alla sera si trovava il professore. E ha cominciato a parlare. Oh, parlavano di guerra, ho detto la mia. Non l'avessi mai fatto. Dicevamo noi, se noi andiamo a casa a raccontare queste cose non ci crede più. Non ci credono.